La legalità raccontata attraverso i cortometraggi. L'idea del concorso nazionale voluto dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha avuto il consenso delle istituzioni. Sono stati coinvolti i ragazzi in primis che hanno lavorato nella direzione giusta e che saranno premiati domenica 21 maggio all'Auro. L'obiettivo qual è? Coinvolgere la cittadinanza sui temi della sicurezza, della riqualificazione urbana, in modo da avere sul tema dei diritti e della tutela dei diritti, in modo da avere una partecipazione attiva. Le istituzioni sono insieme, lavorano in squadra e l'obiettivo è coinvolgere sempre più i cittadini di questo territorio. Un grandissimo lavoro da parte dell'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica, il Presidente del Tribunale, le forze di polizia, le organizzazioni del volontariato che si occupano soprattutto di prevenzione e di tutela della salute. All'inaugurazione della mostra di cortometraggio del Villaggio della Prevenzione seguirà l'inno nazionale che sarà eseguito dal maestro Piero Mazzocchetti. È un incontro dal titolo Dialogo sulle verità, corrispondenze tra vero e giustizia e realtà, cura dei docenti del liceo scientifico Da Vinci. Dobbiamo provare a far parlare i giovani con i mezzi che normalmente i giovani utilizzano per comunicare tra loro, quindi non più lezioni frontali, convegnistica, ma appunto attraverso cortometraggi che loro riescono a fare anche con i mezzi semplici, con i telefonini, sono bravissimi. Abbiamo quindi dato loro la parola con degli strumenti che loro utilizzano per comunicare tra loro. È previsto anche un convegno sulla qualità dell'ambiente urbano come fattore educativo e un incontro con l'attore di Mare Fuori, Domenico Galasso. Raccontare per tutti i partecipanti attraverso il sistema, il metodo dello storytelling, quello che si pensa della legalità, della sicurezza, dei diritti delle donne, dei diritti negati, della riqualificazione del territorio. Tutti i temi che sono tra di loro legati, a mio avviso, dal benessere, dal welfare. Se c'è sicurezza, se c'è rispetto dei diritti, se c'è un territorio sano, salubre, viviamo tutti meglio.